dentro, cerchiamo di rispettare la scaletta. Alcuni non mi conoscono, io sono Giancarlo Farina, stasera faccio il moderatore. Questo è il sesto incontro di Cronache di Mafia, il ciclo di incontri di mafia che organizziamo in questo anno accademico. E ci sono, diciamo, due parole che dico per introdurre l'evento. L'abbiamo organizzato anzitutto perché domani, 21 marzo, ricorrono due cose, una in particolare per tutti i mafia e una poi in generale per tutti voi. Domani ricorrono i 5 anni della presentazione di Wikimafia alla Medio Gioventù, con il primo nucleo di voci, il lancio delle voci di Wikimafia, quindi fondamentalmente è il nostro compleanno, e quindi abbiamo voluto festeggiarlo con voi e con una persona che ci è particolarmente cara. E poi perché domani, lo sapete dal calendario, ma è il 21 marzo, ma il 21 marzo ha anche un'altra funzione, nel senso che dall'anno scorso, ma già da prima, dai 22 anni precedenti, è la giornata dedicata da Libera per il ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Dall'anno scorso è anche stata istituita ufficialmente da una legge dello Stato. In particolare, alcuni di quelli che sono qui dentro, domani alle 6:30 abbiamo un bellissimo pullman che ci porta a Mantova, dove ci sarà il 21 marzo regionale, dove ricorderemo tutte le vittime di mafia. Perché Mantova? Perché a Mantova, molti di voi forse non lo sanno, ma a settembre c'è stata una sentenza storica su Mantova che si è stata pronunciata a Brescia nel processo Pesci, ovvero esiste la 'ndrangheta anche a Mantova, è stato condannato per la prima volta Nicolino Grandaragli, boss di Catanzaro. E poi domani alle 18, per chi invece non sarà a Mantova con noi, in Casa della Memoria insieme all'Ampi e Libera ci sarà la lettura dei nomi con il sindaco Beppe Sala, con il regista Marco Tullio Giordano, con tante altre persone, il professor Dalla Chiesa, e quindi vi aspettiamo anche domani alle 18 in Casa della Memoria, dove c'è il corso verticale. Ultima cosa, con questo evento, dal titolo, il regno di tutti, abbiamo voluto fondamentalmente ribadire una cosa per il futuro Parlamento, ovvero appunto che l'impegno contro la mafia è un impegno di tutti e che ci vogliono meno eroi, i cosiddetti meno eroi, che poi fondamentalmente vengono sempre lasciati soli, e ci vogliono più persone normali che facciano modestamente e serenamente il proprio mestiere. E a proposito di persone che fanno tranquillamente, non trovo, ma eroicamente il proprio mestiere, lo fanno da 25 anni, lo chiamo adesso sul palco, visto che siete tutti qui per lui e non per me, chiamo il sostituto procuratore nazionale della direzione, il sostituto aggiunto della direzione nazionale antimafia, Nino Di Matteo. Gianantonio Girelli, che è il record di preferenza Brescia, appena rieletto, e quindi
un amico. Ringrazio, abbiamo già ringraziato Alberto Bertoletto. Poi abbiamo il dirigente della squadra mobile della Polizia di Stato, Lorenzo Fossi, che ringrazio per la presenza. Il colonnello della Guardia di Finanza, capo della direzione investigativa antimafia, per Giorgio Samaia. Il comandante del nucleo operativo dell'Arma dei Carabinieri, il tenente Mauro Marati. Grazie. Ho parlato con Andrea della segreteria della Camera del Lavoro CGL per i soldi iniziali di intervento sul bando. Grazie. Bene, brevemente, perché appunto la serata è giustamente dedicata alle domande e soprattutto alle risposte che ci verranno date dal dottor Nino De Matteo. Però due cose: una è che siamo assolutamente contenti e felici di ospitare una serata come questa. Questa sala ha già visto diverse iniziative sul tema, ma sicuramente questa sera sarà più contenta per l'abbassamento dell'età media che di solito frequenta questa sala. Quindi la sala questa sera ringrazia anche la Camera del Lavoro. Due cose semplici, nel senso che queste riflessioni sono assolutamente utili, interessanti, lo sono le iniziative. Però l'impegno di tutti richiama appunto tutti a fare un pezzetto a partire dalla propria specificità e dalla propria azione. Chiacchieravo prima con il dottor Di Matteo. Noi, per esempio, uno dei temi con i quali quotidianamente ci scontriamo è quello appunto della continua accettazione nel senso comune che spesso riscontriamo del superamento delle regole. Quando parliamo di lavoro nero ci scandalizziamo e ci viene risposto: ma cosa stai qua a rompere le scatole sul lavoro nero visto il bisogno di lavoro che c'è? Quando interveniamo su alcune gare d'appalto che stanno lì a dirci chiaramente che per come sono fatte non ci può essere altro che infiltrazione, riciclo. Allora il tema vero è, certo, mobilitarci sulle grandi questioni, ma c'è una quotidianità che va aggredita giorno per giorno. E va aggredita sulle questioni che creano l'accettazione, consapevole e inconsapevole, di una società dove le regole e i diritti vengono messi in secondo piano rispetto invece alla logica del profitto a tutti i costi. E il profitto a tutti i costi, come dire, mette in campo le forze più brutte, violente, le espressioni più drammatiche del nostro vivere quotidiano. Quindi ringrazio ancora di questa presenza, anche perché questa presenza ci dà la forza, con tutti i nostri errori, però di continuare in questa battaglia per affermare la legalità in tutti gli ambiti. Per noi la questione del lavoro e la legalità nel contesto lavorativo, il superamento delle forme di sfruttamento, il lavoro nero, il precariato, sono sfide quotidiane che, se vinte, ci portano a un'idea di società davvero dove per la mafia non c'è spazio. Grazie.